Stigmatizzo la scelta della Lega che con i voti di oggi in commissione alla Camera contro il Green Pass ha deciso di fare una scelta che la pone di fatto fuori dalla maggioranza. Quindi io chiedo un chiarimento politico su questo punto. Enrico Letta non usa mezzi termini contro gli alleati di governo e lo fa da casa sua, da quel palco della festa dell'Unità di Bologna da cui lancia le agorà democratiche. Nel giorno del flop della protesta Novax nelle stazioni italiane, il voto del deputato leghista Borghi diventa un caso. Immaginatevi soltanto la scena. Oggi, manifestazioni Novax, giornata Novax, tutto il sistema Italia regge rispetto a questo e il Parlamento, la forza di governo di maggioranza, affossa il Green Pass in Parlamento. E così il segretario Dem chiede chiarezza. Continua l'ambiguità delle forze politiche di destra rispetto al mondo Novax. Io mi chiedo con quale coraggio si possa stare al governo raccontando agli italiani una situazione, una posizione totalmente schizofrenica. Il popolo del PD intanto si divide tra chi mal digerisce la convivenza con gli alleati leghisti e chi invece non vede alternative. C'è la Lega continua a votare emendamenti contro il governo, a questo punto o si chiama fuori e va all'opposizione oppure sta buono. Ecco. Credo che una soluzione pratica, concreta non ci sia, perché c'è Draghi e non può dire tu no. Se mantiene queste posizioni anche su altri punti, chiaramente non capisco cosa si fa al governo. La Lega non ha alternative, rimarrà al governo come il PD, non ci sono alternative secondo me.